Ok, ora in questa seconda parte vediamo insieme come realizzare questi bordini I-cord laterali. Vedete come fare questo cilindro sui lati. Allora, come vedete sul campioncino abbiamo la parte davanti del lavoro, dove c'è questo cordino che passa anche sotto dappertutto, e poi c'è la parte rovescio del lavoro. Quindi, quando si realizza la I-cord per i bordini laterali, la parte di rovescio di lavoro, le ultime tre maglie, le prime tre maglie non si lavorano, si spostano semplicemente. Invece, dalla parte del diritto del lavoro, la parte più bella, quella che utilizzeremo da davanti, frontale, si faranno per il diritto. Iniziamo. Ora vedete, io ho qui il ferro nel punto in cui ci siamo rimasti nella prima parte del video. Quindi giro il ferro e mi ritrovo con la parte di rovescio del nostro lavoro. Quindi le prime maglie li sposterò senza fare nessuna lavorazione. Li ho spostati, poi invece procedo con mantenere il punto che ho scelto. Visto che ho scelto punto grano a riso semplice, procedo tutto il ferro così, alternando ovviamente. Se avete bisogno, qui sotto allego anche il link per il video in cui potete vedere come realizzare il punto grano semplice ai ferri. Quindi tutto il ferro così. Ecco, vedete, ora mi ritrovo che mi mancano tre ferri prima di fine, sono sempre quelle per i bordini, giusto? Quindi, essendo dalla parte rovescio del lavoro, li sposto senza lavorare sul ferro di destra. Ecco. Ora giro il ferro ed eccomi con lavoro con il diritto del lavoro, la parte frontale del nostro lavoro. Quindi qui li lavoro tutti e tre con la lavorazione per il diritto. E 3. Vedete il nostro cordino che sta procedendo su, vedete, come se avessi fatto questo giro leggero, si arrotonda e sale su. Ora tutto il ferro procediamo sempre così, mantenendo il punto che abbiamo scelto. Io come sempre faccio il mio grano di riso semplice. Poi questo bordino si sposa benissimo anche con il legaccio rasato, molto bello, oppure lo potete anche alternare, fare in mezzo rasato, poi sui fianchi rovesci, cioè potete decidere voi come, che cosa vi piace di più. Ecco, siamo arrivati al punto di ultimi tre, quindi stessa cosa di prima, tutti e tre per il diritto, vedete? Ecco qua, ed ecco il nostro bordicino che sta salendo su. Come vedete, con questa tecnica apriamo questo bordo che non è quadrato, ma leggermente arrotondato in su, vedete? Vedete? Sui fianchi. Ora siamo di nuovo sul rovescio del lavoro, perciò le prime tre le sposto senza lavorare. 1, 2, 3. Poi tutto il ferro faccio mantenendo il punto che ho scelto, il disegno che ho scelto di realizzare.
arrivo di nuovo quando mi mancano le ultime tre maglie, li sposto perché sono sul rovescio del lavoro. Ecco, eccoci qua. Torno a girare il ferro ed ecco, io sono di nuovo sulla parte frontale. Faccio la stessa cosa, primi tre con le lavorazioni per il diritto. Ora tutto il ferro mantenendo la fede al punto che abbiamo scelto. Ecco, vedete, abbiamo di nuovo queste nostre ultime tre maglie, li faccio di nuovo per il diritto perché sono sul diritto del lavoro. Ecco, ecco qui, ed ecco il nostro bordo laterale. Ora siamo di nuovo sul rovescio del lavoro, quindi li sposteremo e facciamo tutto il ferro così com'è, mantenendo il punto. Vedete, li sposto 1, 2, 3, poi faccio tutto il ferro mantenendo il punto che ho scelto e gli ultimi tre li sposto di nuovo. E poi quando mi ritrovo con il ferro di andata, con la parte dritta del lavoro, frontale, tornerò a lavorarli per il diritto. E così farò per tutto il capo che ho scelto, per tutto il progetto che sto realizzando. Se lo voglio fare tutto con questo bordino ai cord, farò sempre la stessa cosa. Sulla parte di rovescio li sposterò e sulla parte frontale li elaborerò per il diritto. È anche logico, perché così, giustamente, facendolo per il diritto, mantengo tutto, tutte queste cordine, questi cilindri che salgono su. Ecco, vedete, li sposto. 1, 2 e 3. Ecco qui. Poi qui li faccio per il diritto e così vado tutto il progetto che voglio realizzare con iCord. Spero che il video sia stato chiaro e utile. Se ci sono le domande, ponetemele pure, vi risponderò volentieri. Ora farò una terza parte di questo video, in cui spiegherò come finire, chiudere, fare questa chiusura molto molto carina, è sempre molto facile, e così facciamo questo video di tre parti, perché evito fare un video molto lungo. Ci vediamo con la terza parte, in cui andremo insieme a realizzare la chiusura.